Immagino quindi anche che sia la vostra intenzione di dare la parola, è possibile dare la parola al nostro carissimo arcivescovo Don Franco Alfano, il futuro. Quindi parlare ai giovani, ai genitori è davvero importante. Prego, Franco. È un momento straordinario, che sa quasi di magia, perché ci invita a pensare, a immaginare, a fantasticare, ma non ci fa allontanare dalla realtà. E la realtà ci parla, grazie al lavoro che abbiamo sentito, gli studenti, i docenti, la realtà ci parla. Ed è importante questo per il senso della storia che tutti dobbiamo avere, non solo gli studiosi, i ricercatori, chi per professione dedica la vita e le sue energie intellettuali non solo a questo. Abbiamo bisogno di questo. Io ascoltavo e sono quasi saltato dalla sedia quando ho sentito Castellammare, Città Mondo. Perché in questa immaginazione, che non è fantasia, ma entrare nella realtà con la mente e con il cuore, noi avvertiamo oggi l'urgenza di recuperare una storia così significativa, drammatica e forte. Il passaggio dalla morte alla vita è stato bellissimo e ci riguarda oggi più che mai, perché oggi, grazie a Dio, il Vesuvio è ancora abbastanza fermo, ma ci sono altre eruzioni più forti, più sconvolgenti, che producono cambiamenti, anche morte, se non fisica, qualche volta anche questo, ma certo conclusione di epoche, di tempi, e noi non possiamo assistere semplicemente guardando o lamentandoci o girando la faccia dall'altra parte. Il messaggio di oggi è un messaggio fortemente attuale per tutti, famiglie, genitori, scuola, comunità civile, comunità religiose, di ogni tipo, qui in questa città, come in tanti altri luoghi del mondo, dove stiamo assistendo un po' perplessi a quanto accade e alle sfide nuove, enormi, si diceva, la tecnologia, che cosa sarà, non lo riusciamo nemmeno a immaginare, noi mettiamo le basi per un futuro nuovo, grazie alla presa di coscienza forte di quello che è stato il nostro passato. Non è orgoglio e nemmeno nostalgia, è dovere di riconoscenza nei confronti di chi ci ha preparato la strada ed è senso forte di responsabilità verso un futuro che ci preoccupa ma nello stesso tempo ci affascina, perché è un futuro nuovo, la novità sempre ci affascina. Abbiamo il dovere in questo luogo e in questa città di buttarci dentro a capofitto, anche affrontando situazioni delicate, forti, delle quali nessuno, mi pare, in questo momento vuole parlare. Buttiamoci dentro e diamo il nostro contributo. Grazie. Grazie Don Franco, voglio ricollegare